interessante perché è un tema che para nosotros es en gran parte bastante desconocido y nos va a dar un poco mucha información. A continuación, creo que hablar un poco sobre cómo los españoles, la civil española, la defensa, se enfrentaba a las oficinistas italianas en la época, ¿no? Es el momento de la época. Y tenéis por ahí traducciones de la conferencia que vamos a hacer. Básicamente en italiano, buscar una parte en inglés, bueno, es bastante gráfica y entonces bastante fácil de seguir. Entonces, stiamo parlando della schiava italiana della seconda metà del 600 in Italia, quindi siamo in Italia, e farò velocissimamente alcuni accenni sugli autori del primo 600 che molti di voi conoscono, Fabris, Capoferro, Giganti, perché hanno avuto molta influenza nello sviluppo della scherma italiana nella seconda metà del 600. Ora, quando parliamo di scherma italiana nella seconda metà del 600 parliamo di due grandi unità di stile, una al sud Italia e una al nord Italia. Quando gli autori spagnoli parlano di scherma italiana, parlano della scherma del sud Italia, perché era più riconosciuta. Perché era più riconosciuta? Perché c'era una grande unità stilistica, tutti combattevano nello stesso modo. La grande unità stilistica è data dalla presenza di questa dinastia di maestri d'arme, che è quella di Marcelli. Scrive un trattato, Marcelli, nel 1686, Le regole della scherma, ed è un trattato molto importante perché è la sintesi dell'opera di tutta una serie di suoi antenati che erano maestri d'arme, e diventa poi un manuale per tutti gli italiani del sud. A molti suoi discepoli vanno in Sicilia, a Roma, a Napoli, e insegnano i principi della scuola romano-napoletana, ed era quella che gli spagnoli conoscevano. Nel nord Italia invece non c'è una scuola, ma ci sono dei sistemi, ci sono dei maestri che non hanno un'unità di stile, non sono riconosciuti, non si riconoscono tra di loro come una scuola, per questo all'estero erano meno conosciuti, quindi, perché sono sistemi singoli. Cosa succede? Che un allievo del Marcelli, Alessandro, dice che metà degli italiani tirano come i napoletani e l'altra metà tirano come i francesi. Quindi gli stessi italiani del sud non conoscevano la scherma del nord, dicevano che tiravano come i francesi. Okay. Just a little in English. When we speak of Italian fencing of the 17th century, we speak of two great schools, but they are not schools. In the southern Italy, there is a unity of styles under the dynasty of Marcelli. So, we're speaking about the Roman Neapolitan school of fencing, which is a core of style, and it's very recognized also abroad, also by the Spanish. The Spanish recognize that kind of fencing. In the northern Italy, there was some masters, and they had not a school. They had some systems. Okay. So they are not very recognized abroad, and also they are not recognized by the southern, because they tells that half Italians fence like Napolitan, the other half like French.
So they thought of the Italian masters like French fencing or continental fencing. In fact, we see that Northern Italy systems are strongly influenced by continental systems. Ora qui vedete, per esempio, questo è Etna, che rappresenta un tiratore italiano contro un tiratore spagnolo. Quella che rappresenta è la stoccata nervata, che è la tipica stoccata forma del campo della scuola romana napoletana, quindi loro stessi consideravano gli italiani del sud. This is stoccata nervata, ma this is Etna who speaks about Italians, and this is a typical attack by the southern system, okay? It's a southern one. Quello spitano che è una stoccata nervata. Stoccata nervata, sì. Sì. Las piernas tienen que estar estiradísimas, los brazos al máximo y el peso justo en medio del cuerpo. È un'azione fulminea, non sì. Dovete immaginarvi che restano così. Durante un movimento, un avvicinamento molto rapido, un'azione molto veloce, c'è questa esplosione e va a colpire. Era molto temuta dagli spagnoli questo tipo di azione. Etna stesso dice: non fate avvicinare a misura perché è un'azione molto fulminea. La scherma del sud è una scherma di tempo, la scherma del nord è una scherma in cui ci sono guadagni di misura molto più prudenti, un lavoro sul ferro molto più raffinato. Okay, we see some actions, vediamo alcune azioni offensive, per esempio quella di Marcelli, quello in alto, questa è una, sempre parliamo di un'azione della scuola romana napoletana, queste sono una stoccata di un autore del nord Italia, questa è Bondi di Mazzo, e qui è come di Ancur, rappresenta una stoccata portata appunto da un francese. Vedete che effettivamente è molto più simile alla stoccata che porta un francese, quindi abbiamo una leggera curvatura del corpo in avanti. Nel caso del Marcelli, però, vedete che anche il Marcelli porta un'azione offensiva che è simile a quella degli italiani del nord. Però vedete che in area continentale, in area francese, c'è una maggiore protensione del corpo. Protensione, maggiore allungamento del corpo, la stoccata è particolarmente avanzata. So we see different attacks, okay? This is from Neapolitan Southern School, okay? And this is a North Italian author, you see yesterday, it's Bondi di Mazzo, okay? And this is the representation of an attack by Yancur, okay? So you see there is a binding of the body onward, and it's very, very typical of continental fencing. So, these masters were influenced by continental fencing, French and Spanish. Qui vedete invece delle stoccate di inizio 600, d'accordo? Vedete che qui non abbiamo un gioco perfettamente in linea, Fabris fa ancora dei movimenti obliqui nell'ingresso, però Fabris è un autore che avrà molta influenza sulla scherma italiana del nord, e non solo, Fabris avrà molta influenza all'estero, sulla scherma tedesca, sulla scherma francese, e vedete che più che altro avrà un'influenza di tipo teorico, molti elementi di teoria che noi ritroveremo in tutti gli autori italiani, però per esempio alcune soluzioni tecniche, le sue guardie arretrate, vedete che ha ancora una crescita degli affondi molto piccoli, non troveranno in realtà una discendenza degli altri autori italiani. Saranno altri autori come Capoferro e Giganti che avranno più influenza sulla scherma italiana. These are some actions of attack, lunges from Fabris. You see that the lunge is not too long. It's also quite. It's not in a straight line, but yes, it's and Fabris will have a great influence in the theory of the fencing, of Italian fencing. But his guards, some of his action,
will not have success in other Italian authors. Maybe they are more close to what Capoferro and Giganti do in the line of fencing. Capoferro, e questo invece è Giganti. Vedete che Capoferro ha tutti gli elementi della stoccata italiana, che poi verrà praticata anche dagli autori successivi, quindi l'apertura del braccio sinistro, che invece in Giganti non c'è, perché il braccio è ancora portato a fianco alla testa, a protezione. Questo è uno delle botte, in italiano la botta è la punta portata con il passo di affondo, okay? Viene chiamata botta nel 600, o stoccata, o in altri modi, però il Capoferro la chiama botta lunga. Vedete che è un affondo molto avanzato, molto proteso, addirittura è forse uno dei più avanzati. Capoferro utilizza questo tipo di attacco in un sistema lineare, di attacco di ingaggio lineare, e lo descrive molto bene. Non solo, integra questo tipo di attacco in tutto un sistema di ingaggio lineare, e quindi diciamo che è l'autore che influenzerà più lo sviluppo della scherma, soprattutto nel nord Italia. Qui vedete che poi lui la botta la descrive in maniera molto scientifica, la descrive in maniera molto efficace, e non inventa praticamente nulla, ma prende diversi elementi da vari autori: l'apertura del braccio da Viggiani, Falloppi, alta proposizione, prende diversi contributi da vari autori italiani e li mette assieme per creare un sistema molto coerente, e avrà molta influenza. Verrà anche criticato perché alcuni autori italiani diranno che è troppo lunga la botta del Capoferro, quindi va bene nelle sale, ma non va bene da combattere in strada. So we see Capoferro lunge, which is a very, very long lunge. It was criticized also by his contemporary, that was good for fencing in a hall, but not in the street. For example, Gaiani, Palladini, they criticized Capoferro for this. But Capoferro describes in a scientific way how to integrate that kind of lunge in a system of combat. Okay, it will have a great influence on the preview and on the successive authors, Italian authors. So you see that all the elements are present in the attack, in the lunge of Capoferro, not in the one of Giganti. It's incomplete because it does not have all the opening of the body, all the system of weight and counterweight. So this is the starting point of the fencing, Italian fencing of the 17th century. Altri autori seguiranno, questo forse lo conoscete, Alfieri, pubblica nel 1653, prende piede da Fabris, perché è padovano come Fabris, e inoltre integra molti degli elementi di Capoferro del combattimento in linea. Ha molti tributi teorici nei confronti di Fabris, come molti altri autori italiani, per esempio lo studio delle nature, la psicologia dell'avversario è qualcosa che introduce Fabris, che viene ripreso in tutta la trattatistica italiana del 600. Pubblica nel 1653, è un autore padovano, quindi Veneto, quindi del nord Italia, viene citato da molti altri autori ed era una persona importante nella sua città, perché era maestro di un'accademia cittadina in cui venivano formati i militari. Quindi lui è maestro, quindi lui introduce il combattimento con la picca, con la bandiera, con l'arma da guerra, con l'arma civile, fa tutto parte di una didattica che era destinata ai militari, quindi una persona importante della sua città. So you see, this is Alfieri, okay, this is a master from the mid of the 17th century. He writes three times in the 1653. It's an important master. It was an important figure of his town because he was a master of a local academia, okay, in which military were formed. So he's expert in the pike, he's expert in the flag, in the combat with the sword, and the sword in cape and dagger, all of them. He starts from the theory of Fabris, because he's from Padua, like Fabris. He looks at Fabris as a great master. He takes a lot of
theory from Fabri, so the psychological analysis of the opponent and all the terms of the language, okay? But by a technical point of view, he takes also very well the lesson from Capoferro. So he makes a synthesis from both. Questo è senese. Images. Questo è senese, è un autore bolognese che è poco conosciuto, poco studiato in Italia. È un autore che scrive un trattato nel 1660 ed è molto interessante perché si distacca completamente da tutti gli autori italiani del secolo. Prescrive un sistema di dinamismo continuo, è sempre in movimento, per lui lo schermidore deve essere sempre in movimento. Non deve mai stare in guardia, per lui è un errore collocarsi in guardia e deve continuare a travagliare, ad attaccare l'avversario continuamente e non deve mai avere frazioni di tempo, quindi lo schermidore si muove secondo un tempo continuato. Addirittura lui tende a svalutare anche tutto quello che è il lavoro sul ferro, perché dice io non ho bisogno di andare a prendere il ferro per attaccare l'avversario. Dice, lo faccio muovendomi continuamente e col tempo cogliendolo di sorpresa. Quindi una schema molto dinamica, molto di tempo, che crea un ponte tra la schema del Sud Italia e la schema del Nord Italia. È un autore molto interessante perché usa dei termini che gli altri autori non utilizzano. O se usa dei termini che usano gli altri autori, li usa in modo diverso. Quindi sì, è molto complesso da studiare come autore, viene veramente poco studiato in Italia, però è un autore molto importante perché tutti gli autori successivi lo citano come un grande maestro. Nel suo trattato c'è solo una parte di spalla sola. So this is Senese, an author from Bologna. It's a very strange author because he uses terms that other masters don't use, or if he uses some terms that other masters use, he uses them in a different way. It prescribes a system that is made of continuous movement, okay, in order to always keep the opponent on the defensive, and he also tends to not give valor to all the work on the blade, but he tells that it's a question of time. I'm always moving around my opponent and then I strike in the time, and that is enough. I don't have to take this blade, and that is what the opposite of what the other Italian master tells in that period. So it's a strange author. It's very important to study because all the author after him speaks about him. So it was very famous. It was very very studied. But now in Italy, in the aim of movement is not very studied because it's very difficult to understand what he's saying in some passages. Un'altra cosa importante di Senese, che magari interessa molto anche Manuel, e sicuramente Manuel sa, fa una parte in latino, alla finale della sua opera fa una sintesi di tutto il suo trattato in latino, perché voleva che avesse diffusione internazionale, quindi è un po' come l'inglese dell'epoca. This is another curious part of Senese, he makes a synthesis of his work at the very end of his treatise. All the work in Italian is made a synthesis in Latin, because he wants to have international, he wants to be spread internationally, so it has, the Latin was the English of the era, so he translated these three guys. That's a curious part. Questo è un autore che non conosce nessuno, si chiama Giovanni Pietro Gorio, milanese, pubblica un'opera nel 1682, è un autore che è profondamente influenzato dalla schema spagnola, perché pubblica nella Milano spagnola. Che cosa ha di particolare rispetto agli spagnoli? Gorio fa un trattato in cui c'è poco a livello tecnico, ma c'è molto l'idea dello schermidore, di come deve essere lo schermidore. Lo schermidore deve essere un cavaliere, deve essere un uomo di lettere e deve essere un uomo di armi e deve essere riconosciuto a livello sociale. Fa un'opera in cui cerca di creare questa immagine dello schermidore. In questo lui guarda molto la Spagna, guarda molto a Carranza, guarda molto a tutti quegli autori spagnoli che avevano anche un forte riconoscimento sociale. In Italia questa cosa manca, il maestro d'arme non ha un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Si lamentano spesso di questa cosa gli autori italiani. Se ne lamenta per esempio Pallavicini, dice vorrei che fossimo in Spagna, dove c'è un maestro che dice chi può insegnare e chi no. In Italia possono insegnare tutti. Lui cerca di creare questa figura
di intellettuale e cavaliere ed è molto interessante. A livello tecnico, prende alcune soluzioni dalla scherma francese, prende alcune soluzioni di movimenti circolari dalla scherma spagnola, c'è comunque poca roba. Una cosa interessante da notare, l'arma che utilizza probabilmente non è più una striscia, ma è uno spadino o un'arma transizionale, perché ha delle guardie in cui tiene la spada con la mano di guarda, un'arma molto pesante, non puoi tenerla in questo modo, tieni in questo modo, quindi probabilmente sta già utilizzando uno spadino o un'arma transizionale, un'arma molto leggera e molto corta. So, this is another from Milan, Giovanni Pietrogorio, writes this treatise in the 1682, is very strongly influenced by Spanish fencing, but in a particular way. He looks at the Spanish figure of the master of arms. Okay. For him, in Spain, there is a social recognition of the master. Okay. Someone tells you can do the master, and that was a great trouble for Italians, because in Italy there was no one that can tell he's a master, he's not a master. They all blame about it. Italians always blame about the fact that in Italy all the people can teach fencing. Okay. So in these three guys, he tends to create the figure of a master, which is not only a master of sword, he's also a master of pen, he's an intellectual, so he looks at the great figures of Carranza, all the other important figures of the Spanish fencing. He writes in the Milan of the end of the 17th century, so it was Spain. It was not Italy, it was Spain at the time. It was still Spain at the time. So he looks at that world, okay. And by a technical point of view, this treatise is quite poor. No illustration, but also have very few actions. Some circular action that maybe can be borrowed by Spanish fencing. Some, but he plays with a weapon which is not a rapier. Probably is a transitional weapon, more light, because he say in a guard some element, some technical elements. Let me think that he's using a lighter weapon and probably a shorter weapon, because it also was very common in northern Italy, and that was the prejudice of the southern. They are doing French fencing. They're probably using a French weapon. Okay. In the southern Italy, there was the use of a rapier. Marcelli dreamed about it. After maybe we can talk of it in another way, another time. This is another author. It's from Venice. You know if someone has been. Se qualcuno ha fatto, scusate, il seminario con me ieri. Questo è un autore veneziano. È probabilmente un autore molto interessante. Ha un trattato molto semplice, molto schematico. È un riassunto della scherma veneta della seconda metà del 600. Se rispondono tu, ditemi. Se è un riassunto della scherma veneta a lui precedente, è un trattato molto didattico, molto semplice, molto efficace. C'è poca teoria, c'è la descrizione di molte azioni. Probabilmente questo autore era ebreo, abbiamo molti elementi che ci fanno pensare questo. Monte di Mazzo. Probabilmente è ebreo del ghetto di Venezia, sarebbe anche nel caso della scherma italiana il primo caso di un autore ebreo. È interessante perché lo capiamo da alcuni elementi, l'oroscopo con le citazioni dell'Antico Testamento, piuttosto che la persona che gli ha fatto le illustrazioni era una gentildonna ebraica del ghetto, altri elementi come il nome, che potrebbe essere l'italianizzazione di un nome ebraico. Si tratta, però non abbiamo elementi certi a riguardo. È una scherma veneta, lui pubblica alla fine del 600, 1696, viene considerato un trattato anacronistico, perché lui utilizza ancora una norma molto lunga, fa molti tagli, però le persone che analizzano i trattati dovrebbero leggerli tutti, perché lui nell'introduzione dice sono vecchio, quindi probabilmente si riferisce a una didattica precedente. Ed è molto interessante perché si inserisce nel solco dell'Alfieri, nel solco di tutti gli altri autori di area veneta. Possiamo attraverso di lui ricostruire un sistema veneto, che non è una scuola, è un sistema, sono diversi autori che si influenzano tra di loro. Dal punto di vista tecnico
ha molti elementi che lo mettono in contatto con la scherma francese, soprattutto a livello di termini che lui utilizza, che si distaccano dalla terminologia italiana e si ricollegano con quella francese. So this is a note from Venice. If some of you have made a seminar yesterday, you recognize it. As this is probably a note that is of Jewish origin from the Venice ghetto. We have some elements that make us believe this. The name, the use of quotes from the Old Testament, the person who made this illustration of the three ties and other elements. It's very interesting because it is in communication with Alfieri, Fabris, so we can trace a Venetian line that does not a school, because we don't have the elements to identify a school, but it probably is a system of authors that tends to influence each other. And he pick up the tradition of the Venetian fencing. It's by a technical point of view, it's a very simple treatise, but it's very effective for didactics. And it has a lot of things in common with French fencing of that period. So Liancourt, Liancourt in particular, but also something from Latouche, and also by the terms that he used, which are not present in other Italian authors. Can make some examples, but the use of the term flanconade, it means the same thing that in French fencing of the era, but in other Italian authors like Marcelli, flanconata is another thing. So he looks at the continental tradition and is very influenced by the continental tradition, in particular French, not Spanish, French. And let's speak about other two authors very, very quickly. We have some manuscript that can help us to reconstruct a line of Italian order fencing. There are a manuscript from Milan, Cristiani. It's in the Biblioteca Tribunziana of Milan. It's a treatise, very interesting, because the author speaks how to fence against French or Spanish. So you see a great opening of the Italian northern system with the continental tradition. We look at the continental tradition, and the fight, the confrontation was very strong from the northern Italian masters and continental tradition. Another treatise that we have, it comes from Bergamo, which was a Venetian Republic, and it's an author, it's very interesting because it's a bridge from the tradition, Venetian tradition, and the Lombardy tradition of Gorio. He looks at Gorio, he looks at the Venetian author, he tends to create a mixture of both. So it was a very rich panorama in the northern Italy. Quindi altri due elementi, altri due autori di cui voglio parlarvi, sono due manoscritti che ci aiutano a ricostruire quella che era un po' il panorama della scherma del Nord Italia. Uno è di Cristiani, che è un manoscritto che si trova alla Biblioteca Tribunziana di Milano. È particolarmente probabilmente scritto tra il 1660 e il 1672. È molto bello perché ci dà un'idea di quanto fosse serrato, di quanto fosse importante il confronto con gli altri stili nazionali, spagnoli e francesi. Lui dice come tirare contro gli spagnoli, come tirare contro gli francesi. Prende alcuni elementi da entrambi e li integra in un sistema molto cosmopolita, molto ibrido. È una cosa bella perché dà proprio un'idea di una grande apertura del Nord Italia verso le tradizioni continentali, a differenza del Sud Italia, che invece era molto chiuso nella sua tradizione romano-napoletana. Un altro autore interessante è Solza, è un manoscritto, è un autore di Bergamo, quindi Veneto, Lombardo, ma si riferiva al tempo, si riferiva alla Repubblica di Venezia, e cerca di creare un ponte tra il sistema veneto e quello lombardo, quindi lombardo, spagnolo, di Gorio, per esempio. Nel suo trattato c'è un intero capitolo di Gorio trascritto, il copiato di pari passo. Quindi si leggevano tra di loro. Un ultimo autore che non conosce nessuno, ma che io invito a leggere perché è molto interessante, è Paolo Capodivacca. È di Padova, e la cosa interessante è che non è un maestro. Lui dice, io non sono un maestro, io sono uno schermidore. È uno schermidore che ha viaggiato, ha fatto tante esperienze, anche all'estero, lui dice,
e prende tutta una serie di suggerimenti, li mette in questa sua piccola opera e quindi dice: andate dal vostro maestro con il mio trattato, fatemi dire se sono giuste e praticatele con lui, nel senso. Quindi anche l'esempio di un praticante che non si ritiene un maestro, è un padovano, quindi anche lui veneto, e rientra ancora nel solco di questo tipo di schema. Molte delle azioni che lui descrive sono già descritte dal Bondi di Marzo nel suo trattato. Last author that I will speak is Paolo Capodivatta. He comes from Padua, so he's a Venetian himself. He is not a master. He says, I'm not a master, I am a fencer. I have traveled all the world, I have practiced with Spanish, French, and so on. I take all the advices and put them in a little book, which is entitled Massime et Advertimenti, which is some sentences and advices for fencers, okay? And he tells, bring my treatise to your master and learn it with him, okay? Let your master teach what I'm written here, and ask your master if these advices are correct. So it's a particular figure, because it's not a master, it's a fencer that gives advices to other fencers. And most of the action that are in these treatises are the same or similar with those of Bondi di Marzo, Alfieri. So it's in the Venetian tradition. But it's very interesting about this, this fact. Io ho terminato, nel senso, ho cercato di fare una visione a volo d'uccello molto veloce di tutti questi autori che non sono conosciuti perché appunto all'epoca non lo erano, o almeno all'estero non lo erano, e però di questo vi parlerà lui. E niente, spero che sarete